Salve ragazzi, bentornati nel canale ufficiale di CSGO Italia, nella sezione tutorial. Siamo qui, io sono Balù e oggi andremo a vedere un concetto molto semplice ma allo stesso tempo molto molto importante per la copertura in CSGO. Andiamo a vedere il concetto di crossfire, vi lascio anche in descrizione l'altro video, quello che parla del planing off, che è una situazione molto simile ma giocata completamente in un modo diverso. Quindi andiamo subito a vedere. Ma innanzitutto spieghiamo un attimo cos'è il crossfire. Il crossfire è semplicemente quando noi diamo al nostro avversario il problema di dover mirare in due punti contemporaneamente e quindi di metterlo in difficoltà in questo modo. Dovremmo avere in questo caso il kill assicurato. Quindi dovremo analizzare nella mappa in ogni angolo in cui noi vogliamo andare a fare cross, quindi nella fase ovviamente di preparazione delle mappe, dovremo andare a vedere quali sono quegli spot che forzano l'avversario a dover essere scoperti in almeno due luoghi. E questa analisi va fatta per ogni angolo in cui noi vogliamo fare il cross, per esempio nella zona di A, qual è il vero crossfire? Se noi copriamo qui e vogliamo coprire short, il crossfire più efficace scopriremo che è in questa zona, in quanto quando arriviamo qui siamo scoperti sia dall'uomo su BS che da lungo. Negli altri casi dobbiamo essere molto molto aggressivi anche con entrambi i giocatori, perché se io sono qui non avrò mai lo stesso angolo di quello che è su BS. Quindi il giocatore che sarà nel lato terrorista, meglio nell'avversario, perché questo può essere anche fatto in una situazione di retake, avrà prima un 1-on-1 qui, poi 1-on-1 qui, poi 1-on-1 qui, poi 1-on-1 qui, e alla fine qua. Non avrà mai una situazione in cui dovrà, a meno che ovviamente non pushi random, cioè pur con l'uomo qui in push e arriva qua, non avrà mai una situazione con due uomini allo stesso tempo. Invece, se noi abbiamo l'uomo qui, l'uomo qui, il terrorist si ritroverà appena varcato questa soglia, una testa qui e una testa qui. Fino a qui non vede nessuno e qui avrà crossfire, vedete? Non vede nessuno, crossfire. Non vede nessuno, crossfire. Da 0 a 2. Da 0 a 2. Non avrà mai la possibilità di fare prima un pick e poi l'altro. Da 0 a 2. Da 0 a 2. Che sia per un retake, che sia per difendere il planter. Il concetto di crossfire è questo. Quindi usatelo il più possibile. Usatelo quando è necessario. E state attenti perché, se non fatto nella maniera corretta, il vostro compagno o voi morirete con molta molta più facilità di quanto previsto. Spero che questo video sia stato utile. Lasciate dei commenti, al delle domande quali altre situazioni volete analizzare. E ci vediamo al prossimo video. Ciao!